Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Alba Antonella Parietti è figlia di Francesco, un partigiano piemontese originario delle Langhe poi chimico, il cui nome di battaglia era Navigae di Grazia di Pietromaria. Pittrice e scrittrice deve il suo nome alla città di Alba, prima città piemontese a essere liberata nel 1945, e crebbe nel quartiere torinese di Madonna del Pilone. Frequentò quindi il liceo artistico statale e successivamente fece l'ingresso nel mondo delle radio locali. L'esordio nello spettacolo avvenne nel 1977, in un teatro locale, in L'importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde, in cui interpretava il ruolo di Cecily Cardew. Alba Parietti è una conduttrice, attrice e showgirl italiana. È di Torino, città che ama, e in cui vive dalla sua nascita, nel 1961. La donna ama il suo lavoro, la sua notorietà e dedicare tempo a se stessa, al suo compagno, ma anche ai suoi seguaci, con i quali condivide ogni dettaglio della sua vita. Alba Parietti ama condivide tutto, con i suoi fan e l'ultimo post che ha condiviso su Instagram condivide molto di lei e della sua vita, anche cose intime che prima non aveva mai rivelato. Ha condiviso una foto in cui appare in costume, bellissima e in forma come sempre, a bordo piscina. Questa volta non è il suo aspetto ad aver fatto successo, ma lo è stato ciò che ha scritto. Una lunghissima descrizione che parla di lei e della sua vita, senza tralasciare un dettaglio insolito. Alba ha accompagnato la foto in bikini raccontando di lei a tutti i seguaci. Sì, mi piaccio un casino. Ho 61 anni e 7 mesi. Somiglio all'ideale che avevo di me stessa a 30 anni. E allora? Scrivono per lo più donne, incazzate. Fake o metti, sei tutta rifatta. Accetta la tua età. Io sono nata con un dono che ho voluto conservare perché è prezioso. La bellezza. Non mi sono mai stravolta. Ho coltivato un dono e lo voglio mantenere più a lungo possibile. Poi ha continuato dando un dettaglio che ha lasciato molti perplessi. Ho avuto una carriera che mi ha reso libera, famosa, risolta economicamente. Ha nutrito il mio ego, le mie necessità. Sono andata a letto solo con chi mi piaceva molto. Ho avuto amori importanti, passioni folli con uomini interessanti, geniali mai banali, mai per interesse.